Parigi, seconda metà dell'Ottocento. L'ascesa della borghesia, sostenuta dalla politica di Napoleone III, porta la Francia nel suo massimo splendore economico, culturale, civile. Ma la cosiddetta Belle Époque non è altro che una maschera, tolta la quale si scopre una società di massa debole, ricca di contraddizioni ed incapace di rinnovare i propri simboli. L'intima decadenza della quale si fa portatrice il secolo è così riflessa nella sua arte e nei suoi artisti. Ove dunque si aprono le porte dell'ascesa economica, si chiudono quelle dello spirito. O forse no. Supponiamo che io debba dipingere un paesaggio autunnale, degli alberi con foglie gialle. Bene, che differenza fa se lo concepisco come una sinfonia in giallo e che il mio giallo fondamentale sia o no il giallo delle foglie? Ciò aggiunge o toglie ben poco, molto dipende, direi anziché tutto, dipende dal sentimento che provo dell'infinita varietà di toni di un'unica famiglia. Queste parole si caricano di un significato molto particolare, pensando che Vincent van Gogh soffrisse di un disturbo, l'axantopsia, che assieme all'abuso di medicinali a senso, la dura vita frugale e qualche problema depressivo, faceva percepire in maniera differente i colori, specialmente il giallo. I toni scuri virano sul violetto, i chiari tutti sul giallo, che infatti sembra predominare in contrastato e moltissime tele. Il cielo giallo, i fiori, la casa gialla, è tutto sole ciò che Vincent vuole fissare sulla tela in quegli istanti di perfetta lucidità che precedono le crisi allucinatorie. In campo di grano concordi, il giallo è ormai riservato al solo grano, scosso violentemente nei campi dal vento e da una tempesta che porta con sé uno stormo di corvi su un cielo terso e tormentato, riso con pennellate ampie e veloci dai toni scuri, a partire dal cielo che passa dalle tonalità rassicuranti del blu a quelle più decise del blu scuro e del nero. La luminosità del dipinto viene meno proprio grazie all'oscurità del colore nero, che inevitabilmente prende il sopravvento. Le pennellate appaiono rabbiose e perfino scomposte, mentre il colore travolge la vista e il campo di grano sembra che si animi come fosse un mare in tempesta. Uno stormo di corvi vola basso sul campo. I corvi sono simboli di brutti presentimenti e oscuri presagi, se viene adottata l'interpretazione che considera che i corvi siano in volo verso di sé. Al contrario, se viene presa in considerazione la lettura per la quale i corvi si stiano allontanando, si percepisce un singolare senso di sollievo. Come vuole l'interpretazione più comune dei dipinti di Van Gogh, la presenza dei corvi e l'assenza di fiori e di uomini, simboli di speranza, determina un senso di soffocamento e inquietudine. L'opera è stata realizzata 2 settimane prima del suicidio del pittore olandese ed è giudicata dai critici di quel periodo e dai successivi una sorta di suo testamento spirituale. Nella tela emerge lo stato d'animo tormentato e angosciato dell'artista. La tela risulta quindi essere una testimonianza evidente di uno straziante grido di dolore. L'artista non intravede nessun futuro per la sua esistenza e mette in evidenza la sua dimensione di sofferenza sulla realtà circostante. Mio caro Vincent, la vita è davvero lunga e triste. Dalla vostra ultima lettera sono stato così male che non potevo scrivere. Di giorno aspettavo che venisse sera e di notte desideravo il mattino. Una volta arata la terra, l'uomo getta il seme e, combattendo ogni giorno contro le intemperie, riesce a fare il raccolto. Ma noi poveri artisti, dove va a finire il grano che piantiamo e quando mai viene il momento del raccolto? Tuo Gauguin.
Per Paul Gauguin, il Cristo giallo rappresenta una delle opere più importanti di tutta la sua carriera pittorica e venne realizzato durante uno dei suoi innumerevoli viaggi presso Pontavenna. Il modello per il crocifisso è il Cristo in legno policromo della Cappella di Tremalo, nei pressi di Pontavenna, e si collega ad altre opere sacre dipinte in quei mesi, attraverso cui Gauguin manifesta la sua inquietudine religiosa. L'artista, per la realizzazione di quest'opera, trae liberamente ispirazione dalle antiche opere medievali, aventi per soggetto la crocifissione, apportando però qualche modifica. Al posto di Cristo si trova un semplice crocifisso ed inoltre sostituisce la Vergine, la Maddalena e i vari apostoli con tre semplici contadine vestite con tradizionali abiti bretoni e dipinte mentre sono in preghiera. La scena è ambientata in campagna e in secondo piano si possono infatti scorgere innumerevoli alberi, un piccolo fiume e tre piccole case sul lato destro della scena. Gauguin, inoltre, volendo porre maggiore attenzione sul significato di Cristo, utilizza in modo smodato e volontario il colore giallo. Questa tonalità, infatti, rappresenta simbolicamente l'unione tra il grano e Cristo. Gauguin vuole inserire nella vita di tutti i giorni il mistero del sacrificio come aspetto sacro fondamentale per la rinascita della vita, la stessa nei confronti della quale egli prova repulsione, data dalla necessaria fuga che è costretto a mettere in atto sia moralmente, sentendosi distante da quella società industriale che andava divorando la natura da lui amata, sia fisicamente, in quanto perseguitato da debiti e problemi familiari. L'opera stessa, in fondo, è realizzata durante una fuga verso Pontavenne e pare, in sé, formalizzare la fuga stessa. Caro Gauguin, la mia casa è dipinta all'esterno di un giallo burro e alle imposte verdi. Si trova in pieno sole in una piazza sulla quale si affaccia anche un parco di platani, oleandri e acace. Non sarà dunque difficile trovarmi. Così Van Gogh descrive la casa che nel maggio del 1888 aveva preso in affitto ad Arles, in Place Lamartine, e che per soli 63 giorni aveva condiviso in una convivenza tormentata con Paul Gauguin. Prima dell'arrivo di Gauguin, Van Gogh dipinge il caffè di notte agli inizi di settembre del 1888. Quando l'amico bussa alla sua porta, indicandogli il piano della casa gialla dove avrebbe alloggiato, Vincent gli mostra le sue opere. Gauguin è colpito proprio dal caffè di notte, vi legge qualcosa del suo stile. In merito all'uso del colore, il giallo del pavimento, il rosso dei muri, il verde del soffitto, la luce irradiata dalle lampade cercando di rappresentare le terribili passioni umane e all'uso dello spazio. Quindi Van Gogh realizza un quadro alla Gauguin. Qualche giorno dopo, Paul reinterpreta lo stesso soggetto, ma con un'impostazione meno drammatica, più compatta rispetto a quella dell'amico. Intanto la scena è dominata dalla proprietaria del caffè, che Gauguin dipinge come l'interno di un bordello. La signora con la mano sinistra che sostiene il viso, la bottiglia di assenzio posata sulla tavola, con uno sguardo ammiccante punta gli occhi sull'osservatore. Nel quadro trovano spazio un luogotenente all'estrema sinistra del dipinto e un postino con il cappello che sta conversando al tavolo con alcune signore, una vera e propria narrazione per omaggiare il suo amico Vincent. Anche Gauguin ha creato un quadro alla Van Gogh. Quando si fa il pittore o si passa per pazzi oppure per ricchi. Una tazza di latte ti costa un franco, una pagnotta due, e intanto i quadri non si vendono. Ecco perché bisogna mettersi insieme come facevano gli antichi monaci. Io dichiaro che, innanzitutto, ci vorrebbe un abate per mantenere l'ordine e che naturalmente questi dovrebbe essere Gauguin. Quando un quadro, e non solo, distrugge un'amicizia. Era il 1888. Paul Gauguin aveva ritratto il suo amico Vincent mentre dipingeva un vaso di girasoli. Quando Van Gogh vide il quadro, stupito ed offeso, esclamò: «Sono proprio io, ma diventato pazzo!». Vincent ne soffre tremendamente e 4 giorni dopo tenta di aggredire Paul con un rasoio. Poi si taglia una parte dell'orecchio sinistro e lo invia alla sua amica Raquel, una prostituta di Arles.
Ad Arles mi sento un estraneo. Trovo tutto piccolo e povero, il posto e le persone. Vincent e io andiamo in genere poco d'accordo, soprattutto quando si tratta di pittura. Io gli rispondo, sì signore, avete ragione, per avere pace. I miei quadri gli piacciono, ma quando li faccio trova sempre che questo o quell'altro non va. Lui è un romantico, io sono più vicino ai primitivi. Per quanto riguarda i colori, cerca la casualità del pastoso, mentre io, per parte mia, detesto ogni pasticcio tecnico. Il giorno seguente al terribile evento, Paul Gauguin parte per Parigi, ponendo fine all'auspicato rinascimento artistico tanto propugnato da Van Gogh. Di non facile lettura è l'associazione delle locuzioni genio e folle. Il primo, considerato in termini utopistici e idealistici, è colui in possesso di quella speciale attitudine naturale, atta a produrre opere di importante rilevanza artistica, scientifica, etica o sociale. Il secondo, invece, discriminato ed osservato come colui da non imitare, colui dal quale distanziarsi in quanto non congruo alle norme della società. Non sempre questa differenza si delinea, tanto che, come per i due artisti, a volte risulta più interessante porsi nel mezzo, dissociandosi da tutti quei pregiudizi che ci portano inevitabilmente ad essere estremisti. Il disordine non è impossibile da conoscere, è soltanto più complicato da giustificare.